fratelli, potete immaginare quanti siano i sentimenti che vivo in questo momento, in questo luogo di culto dedicato da secoli alla Madonna di Corrado del Bertoluto, per il nome del territorio pietroso, mi dicono pietroso, quindi in qualche modo poi della contraffazione appunto del Bertoluto, che è qui nascosta in questo tratto dei monti La Mura, La Moretta, e che certamente irradia la sua luce per tutto il nostro territorio, non solo diocesano, ma al di là della nostra diocesi, perché mi risulta che anche dalla Valle del Crati, oltre che dalla Fullone, da Pesaro, convergono pellegrinaggi come noi questa mattina. Sono tanti i sentimenti che avvengono nel mio cuore perché sono intanto un pellegrino come voi. In verità sono stato il giorno dopo l'ingresso in diocesi alla sera per una visitina così davvero nella semplicità di un pellegrino, tanto che Don Ciro, che il cappellano, rettore del santuario, non sapeva quando sarei passato, eravamo in 5-6 persone. Quindi questo gesto così immediato era un bisogno del cuore, quello di visitare il luogo che per la nostra terra in particolare è un luogo santo, santificato dalla presenza di Maria, dai tanti segni che Maria ha seminato lungo il corso dei secoli e anche dai tanti fratelli, innumerevoli folle di fratelli e sorelle che sono di qui con le loro speranze, le loro ansie, i loro problemi, le loro attese. E questo è anche un patrimonio di valore, di bene, di sofferenza che in questo luogo è compendiato, era chiuso. Ma prima di una riflessione spirituale in questa grande domenica, capite perché, anche per altri motivi, lo diremo fra poco, mi corre l'obbligo di salutare intanto il carissimo Don Ciro per la sua accoglienza. Lui, come ho detto, è il rettore del santuario, è stato tutto l'anno, mi sorprende che anche nei mesi invernali, l'ho detto già a lui, rimanga custode e anche in ascolto dei pellegrini, insieme con le sorelle, le suore che sono anche qui, tutto l'altro dell'anno. Saluto anche loro. Saluto anche i confratelli che concedono, in particolare Monsignor Perrone, che è un'istituzione della nostra Chiesa ed è stato per tanti anni lui il custode del santuario e anche colui che ha, per quanto abbia capito, ha lavorato anche per rendere splendido questo luogo, insieme con il vescovo del tempo, ovviamente Monsignor Domenico Crusco, qui va anche il mio pensiero deferente, filiale. Monsignor Perrone questa mattina ha voluto accogliermi in parrocchia volentieri perché certo la parrocchia è il territorio ed è, diciamo, l'ambito in cui tutte le altre realtà vengono comprese e assumono anche per certi aspetti significato, per cui ho seguito anche questa bella tradizione della civica che mi sono fatto spiegare cosa volesse dire questa ragazzetta che ha portato questa cesta con queste cordicelle che verranno poi distribuite e ci legheranno a Maria e tra di noi. Le porteremo a casa, un po' come si fa con la candelora, il suo segno sacramentale, nelle nostre famiglie. E ringrazio il signor Sindaco, già stamattina ho avuto modo di ringraziarlo per anche lui per le belle parole che ha usato verso di me, ma verso la figura del Vescovo, diciamo, innanzitutto, perché io sono poi una persona che è al di là del, e viene anche molto dopo, l'immagine del Vescovo, che è onorata e stimata, giustamente devo dire, secondo la nostra tradizione cattolica e bella, che si conserva anche qui. Poi saluto anche tutti gli altri autorevoli presenze, il capitano Carabinieri, che con me è un molto amico perché è sempre presente in celebrazioni solenni del nostro popolo. C'è anche il comandante Pedro de Tarna di San Sosto, i signori del Corpo Forestale che hanno anche eseguito il corteo e così anche i vigili urbani che questa mattina li ho visti. Tutte altre rappresentanze della misericordia, oggi è la giornata della misericordia, voi siete il gruppo che si occupa dei soccorsi, un ramo, cioè di quella solidarietà che la Chiesa trova certamente il suo humus migliore. E oggi poi dopo la messa benediremo anche un'ambulanza nuova che è data in dotazione a voi, no? Carissimi.
Gesse, dove sei stata questa mattina? Sono per... è stato conosciuto da Paolo quando era a Cosenza
e attraverso lui ho conosciuto e ho avuto due ruoli nella mia parrocchia, come dicevo stamattina, parlando del mio dottore. Lui ricorda bene quei due momenti e Cosenza è vero che aveva risposto bene anche a questa visita di Maria. Adesso c'è la parola che accoglie te, c'è lo scambio anche. Molto bello, sono tutti cittadini, concittadini e fratelli, come dicevo, nonostante non ci conoscevamo. Verso di lei, fungere modello di virtù, verso gli apostoli in preghiera nel cenacolo e per tutto il popolo degli eletti, per Cristo il nostro Signore. Amen. Grazie.